Orgo Greganico Melitese e Batte Scillese 4 a 1. La parola al presidente e al trainer della squadra di casa. Intanto ringrazio il caloroso pubblico di Merito Portosalvo che oggi ha dato una risposta importante. Più di 500 persone al campo sono state diciamo, conteggiate perché io stesso ero in biglietteria ad emanare i biglietti. Quindi ringrazio principalmente loro. Poi voglio ringraziare mister Cormaci che il grande compito che gli è stato assegnato l'ha fatto egregiamente alla grande battendo la scillese per 4-1. e Poi ha deciso di dare spazio a tutti e diciamo un po' si è fermato. Però la prima va bene così, buona la prima. E faccio l'imbocca al lupo e gli cedo la parola a... A mio mister, amico e confratello. Il volto è quello di Paolo Gurner, il neo presidente del Borgo Grecanico Meritese quello di Mister Antonio Cormaci, è noto fin dai tempi di quando lui allenava la Meritese nel campionato di Eccellenza regionale calabrese. Sì, è una soddisfazione aver portato tutte queste persone oggi allo stadio e eh, i nostri tifosi incomeabili come sempre, un ringraziamento va sempre a Merito TV che oggi ci ha fatto la diretta e eh, quindi ha fatto sì che persone che non eh, sono potute a vederci dal vivo eh, hanno visto la gara in diretta. Eh, è un servizio che noi diamo volentieri, anche alle persone che magari eh, probabilmente stanno male, non si possono muovere da casa eh, e hanno qualche parente o qualcuno che può vedere la partita. Io Chiedo pubblicamente a Bruno di continuare a fare questa bella cosa perché eh, in, ormai, in tutte le famiglie purtroppo ci sono persone che stanno male, che non si possono muovere e secondo me avere già so che le seguivano in differita, avere la possibilità di vedere la partita dal vivo, secondo me è una cosa che che può essere una cosa positiva, una cosa buona e bella anche per le persone che non possono recarsi allo stadio, indipendentemente da chi lavora che magari può riuscire a vedere la partita e via dicendo, ma io penso alle persone che stanno male, che hanno un'occasione un del genere per vedere i propri parenti, magari i propri amici in, in campo in diretta. No? La partita in pillole, 4 gol, 2 falli da rigore, una serie interminabile di occasioni da gol. Sì, abbiamo lungo, per lungo tratto dominato a livello di gioco, eh, abbiamo creato tantissimo, questo è da dire, forse abbiamo tirato forse poco per quello che abbiamo creato potenzialmente nello specchio della porta, però mi sento di dire che tutti i 16 ragazzi che, che sono entrati hanno dato il meglio, anche perché l'ho detto dal primo minuto c'è spazio per tutti. C'è anche il palo del bomber Zaccone Sì, ci tenevo tantissimo che Zaccone facesse gol perché non so se lui abbia giocato mai in prima categoria probabilmente ha giocato in categorie superiori ma forse la prima non l'aveva mai fatta eh, ho deciso inizialmente di tenerlo, di tenerlo fuori ma questo eh, è un ragionamento che ho fatto per questa partita poi settimanalmente tutti sono... Abili e arruolati, quindi non vuol dire che uno che è andato in tribuna la prossima partita non possa andare in campo. È il discorso che bisogna avere pazienza e, te, e sapersi, sapersi tenere pronti nel momento che, che si viene chiamati in causa. Io le mie scelte le faccio sempre in base a quello che, che mi aspetto agli avversari, in base a quello che voglio, che voglio dalla mia squadra. Oggi è andata, penso, alla, alla fine benissimo perché. Abbiamo fatto delle trame di gioco importanti, eh, sia come velocità di esecuzione, ma anche come, come approccio e modo, modo di giocare palla, sempre a terra, cercando di non di alzarla il meno possibile, quindi e devo fare complimenti a, a tutti e cinque subentrati perché si sono fatti notare, perché se noi pensiamo, Zaccone ha preso il palo, Principato in ripiegamento è stato utilissimo, eh, Scaramuzzino ha fatto le entrambe le fasi e, soprattutto... e si è fatto notare, eh, Zaccone, l'ho nominato soprattutto perla che è uno dei più giovani, è entrato proprio l'incubo notturno dei portieri. Sì, e... il diciamo... fantasma dell'area di rigore diciamo che questa settimana Perla è stato il golden for... boy, l'Ampan prodigi eh, e le... che cos'altro le qualità di Perle le conosco dai tempi di... dei giovanissimi quando aveva 12 anni, non, non le scopro oggi eh, l'ho voluto fortissimamente, lui all'inizio era titubante per il discorso dell'università e tutto, noi siamo a sua disposizione sappiamo che è un ragazzo serissimo che se non viene al campo per problemi di studio sicuramente l'allenamento la... lo recupera quindi, noi ci dobbiamo circondare di questi ragazzi che danno tutto e, e che sono eh, tranquilli, seri e, e che non fanno e non dicono niente. Fu, che, mh, dico sono, sono sempre eh, ligi al, al dovere che hanno, che è quello di allenarsi, e non dicono mai una parola fuori, fuori posto. E da questo magico trampolino del Maro Simone si può arrivare in Serie A, vedi Fabio Caserta. Sì, è capitato a lui. Per poco non ci è riuscito nemmeno Ciccio Marra, che è il nostro responsabile della scuola calcio. Anzi, eh, oggi l'ho visto che era. Ha giocato nel Cosenza in Serie B. Sì, eh, l'ho visto che ti fava eh, come, come un forsennato perché anche lui ci tiene alla squadra. Alla fine, noi abbiamo un progetto. Siamo amici da. Da, da piccoli diciamo quindi eh, abbiamo questo progetto della scuola calcio insieme e poi lui è il nostro primo tifoso è sempre prodigo di consigli per tutti e quindi eh, avere, avere a che fare con una persona che è stata nel mondo dei professionisti ci fa onore avere nella società un una, una persona del genere sicuramente non ci fa che piacere mister Colmaggi si aspettava una marea di folla così alla prima partita Guarda, l'entusiasmo che abbiamo creato attorno da, da quando abbiamo fatto i famosi colpi, vabbè, Isidoro Marino, abbiamo forse un po' scioccato l'ambiente, ma loro si sono messi a disposizione della società. Poi ti, do, poi ti do 20 euro, no, te gratis. Allora, praticamente. Abbiamo cominciato la grande ora, prossimo sì. turno. E ora, sabato, andiamo a Pellaro a giocare contro il eh, San Gaetano Catanoso, che mi dicono che è una squadra costruita bene. Eh, non è la stessa squadra dell'anno scorso, quindi. Ma in ogni caso, tutte le partite sono difficili, diventano facili se siamo noi a... bravi a... a farle diventare facili. Quindi ci dobbiamo giocare partita per partita, anche perché col discorso che, che ci sono solo, tra 25 partite, se vogliamo restare nel treno, sul treno per. Eh... Eh, Dai sogni dobbiamo cercare di sbagliare meno partite possibili. Ci sono molti scontri diretti: 7-8 squadre secondo me sono attrezzatissime. Eh, nomino oh, la Deleise, San Michel. Eh, il Pellaro, eh, la Bovese stessa che è una buona squadra. La Deliese, insomma, ci sono parecchie squadre, quindi eh, andiamo e ce la giochiamo con tutti. Sicuramente non siamo più. Come l'anno scorso, abbiamo preso un po' tutti tra nel sonno perché non si aspettava nessuno una nostra partenza del genere. Ora magari tutti ci aspettano, tutti eh, sanno della nostra forza. Quindi dobbiamo essere bravi a, a. Ci dobbiamo godere questa vittoria. E poi, già da lunedì, ripartire per preparare le due trasferte che ci aspettano una, una dietro l'altra. Quindi, eh, se facciamo bene in queste due trasferte, secondo me. E la quarta giornata avremo ancora più pubblico c'è spazio per tutti, per le Spitfire, per i Matusa, per i Dinosauri guarda i Dinosauri non tanto, non gli abbiamo tanto spazio però per agli altri sì, ai Matusa sì dai. Nunzio Martino, una bella partita sì sì, un'ottima partita abbiamo preso bene il campo eh, ottimo sacrificio da parte di tutti e siamo, stati bene, siamo stati bravi a fare gol negli ulti, nei primi minuti eh, con Nunzio Tripodi eh, poi ottimi a scegliere le buone giocate, ottimo mister eh, abbiamo fatto le scelte giuste quello che dovevamo fare oggi l'abbiamo dimostrato nel campo con molto sacrificio La platea numerosa aspetta grandi cose da un uomo che ha calciato nel campionato di eccellenza sì, sì, eh, diciamo che i, i tifosi melitesi aspettano molto da me. Già dall'anno scorso ho iniziato a calcare i campi di merito, perché sono stato sempre a Reggio nella nuova giuria senza RD anche a giocare. Ora con eh, Ciccio Marino e Nunzio Tripodi diamo molta esperienza avanti. Quindi ho anche due spalle che mi possono aiutare a fare bene e a fare gol come oggi, che con Lunzio Tripodi abbiamo fatto un ottimo gol, dove abbiamo provato questa azione durante la settimana, anche col Mister. E questo gol lo dedico a mio papà, che purtroppo mi ha lasciato il giorno 28 luglio, e lo dedico a lui che è il mio primo tifoso che ha festeggiato dall'alto. RIP! Mister Cesio Napoli direttore sportivo del borgo gregani come È difficile non perché il risultato si presta a tante interpretazioni, però trovare la persona giusta a chi dare il merito maggiore penso di, 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 di scegliere Cormaggi il mister perché alla fine chi ha saputo assemblare, chi assieme a me abbiamo deciso quali erano i giocatori da prendere per questa nuova avventura è stato lui principalmente quindi non me ne voglia nessuno la società, i giocatori però penso che il primo attore questa partita se la, se la merita lui questo 4-1 vuol dire che la griglia è alla portata della squadra del Borgo? Ah, già l'abbiamo detto anche l'altra sera nelle presentazioni la, la squadra è stata fatta per un progetto ambizioso per la città di merito e quindi naturalmente siamo stati fortunati la prima partita a non incontrare magari un'altra prima donna, questo lo dobbiamo pure ammettere, però di fatto quello... Adesso ci sono due trasperti. Sì, vabbè, ma abbiamo una squadra che deve lottare per i primi posti, non si può impaurire delle, delle trasperte. Le trasperte fanno parte del campionato del gioco del calcio. ogni partita viene interpretata per quella che è, sei in casa, sei fuori casa, però la mentalità per vincere è sempre una, lottare fino all'ultimo e cercare di fare un gol più degli altri. Quest'anno la società ha fatto le cose alla grande con quella presentazione che si vede solamente in Serie A. No, vabbè, ma eh, l'ho detto pure l'altra sera, con gente eh, col sottoscritto, con mister Tripodi, con Cormazzi con Demetrio, con gente che ha fatto calcio da una vita, ce n'è che ci potevamo mettere a fare una presentazione così. Abbiamo fatto quelle che sono le nostre capacità, però bene o male insomma, abbiamo cercato di far fare bella figura a merito alla società al presidente eh, abbiamo fatto, nei nostri, le abbiamo, dobbiamo ringraziare pure gli addetti ai lavori che contribuiscono la domenica oppure a filmare, a documentare queste cose e con loro anche contribuiamo a fare, dare il meglio sia sì, al servizio con Bruno, sia con gli altri collaboratori. C'è una questione che quando uno dialoga con gli altri, le cose vengono sempre bene. 500 persone si vedevano solo ai tempi della Valle Grecanica in Serie A. Ma uh, noi non vogliamo essere presuntuosi. Questo progetto vuole far ritornare il calcio che conta, diciamo, a merito per far sì che quella tribuna sia piena tutte le domeniche. Noi ci vogliamo provare. Poi, oggi la gente ha risposto. Un altro applauso lo facciamo ai nostri tifosi che, dal primo al 95esimo, hanno sostenuto la squadra e dimostrano di avere anche loro una mentalità da categoria superiore. Perché avere quel tifo dal primo no? e con, che, con i cori che fanno, cioè delle coreografie, cioè non sono tifosi da, da prima categoria, sono tifosi, secondo me, da interregionali. In